Sono le 4:48 del 2 maggio. Come vedete, su Milano c'è una tempesta. Non so se riuscite a vederlo. C'è una grande tempesta con vento e nubifragio in atto. Nell'angolo a destra abbiamo intravisto un attimo la madre. La vedete l'angolino in alto a destra? C'è la madre che sorvegli, i piccoli stanno piangendo perché hanno fame, ma con questo tempo è chiaro che i genitori non possono provvedere. Quindi aspettano una tregua, se ci sarà una tregua, cercheranno di provvedere. Magari hanno qualcosa nel loro rifugio segreto, qualche scorta, non si sa. Vedete che nubifragio che c'è? Sullo sfondo, guardate con che i venti di tempesta. Meno male che il pirellone è riparato, ecco. Il cerchietto che gira vuol dire che ogni tanto si ferma la trasmissione, non si sa perché. Ecco, l'ha ripreso. Quindi abbiamo tre polli dentro al nido, il quarto, quello piccolo bianco, scomparso come al solito. O sono i responsabili che ogni tanto lo prendono e lo mettono al sicuro? E poi lo rimettono lì, perché se fosse lì lo vedremmo in giro prima o poi, e invece sparisce per giornate intere. Questo è molto strano, ecco. Io voglio sperare che i responsabili siano veramente responsabili. Voglio sperare questo. Che non basta salire su solo per catturarli e mettergli l'anello. Ci sarebbe da fare la manutenzione delle due webcam, che sono soltanto due, e con visuale parziale, diciamo. Beh, io al momento non ho altro da dirvi. E mi fermo qui.